Sono Don Maurizio, sono un prete friulano italiano, e ho 41 anni, vivo nella diocesi di Udine, lavoro con i giovani in modo particolare, ma anche con tutte le persone che il Signore mi ha affidato in parrocchia. Ho tre comunità, a dire il vero, e poi responsabile anche dei giovani della nostra zona montana. Io sono felice di essere prete perché credo che il senso della vita è donarsi. Il mio motto quando ho deciso di diventare prete è stato questo: non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Cosa c'è di più bello di amare nella libertà tutti, indistintamente, anche se non sempre è facile questo. E ho fatto il geometra, ho fatto il militare, servizio militare, ho lavorato, avevo vinto anche il concorso nel comune del mio paese, Cividale, e poi ho lasciato tutto per seguire Gesù. 6 anni di seminario che mi hanno accompagnato a scegliere e decidere di dedicare la mia vita agli altri, o meglio a Dio, attraverso l'amore verso gli altri. Che dire, la vita del prete non è sempre facile, la vita di nessuno è facile, ma la vita è la vita ha senso di essere vissuta sempre. È affascinante seguire Gesù, è provocatorio anche, alle volte ti scombussola la vita, il cuore, ma io penso che sia bello così. La felicità non è nell'avere tutto a basso prezzo, la felicità sta nel conquistare tutto a costo anche di grandi fatiche, col caro prezzo del dono di sé per amore. Chissà chi ascolterà questo breve racconto, non lo so, ma la cosa più bella è che nessuno rinunci a pensare, a riflettere che cosa il Signore Gesù vuole da lui, e poi, qualunque sia la sua strada, a donarsi sempre per amore. E quando sarete in difficoltà, vi racconto un piccolo fatto: mi è capitato di essere stato operato per un tumore e lì ho scoperto che non sempre è facile credere, oppure ogni tanto ti arrabbi con il Signore, dici: ma Signore, allora io ti servo, tu mi combini questo? Beh, ho scoperto un'altra frase del Vangelo che mi ha aiutato moltissimo: se sei triste, se sei affaticato, se sei deluso, alle volte anche fallito, ricordati che Gesù ha detto che vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia. Io ho vinto il mondo. Fin da piccolo mi era balenata nella testa di farmi prete. Facevo il chierichetto, forse anche questo mi affascinava, questo mondo. Poi, man mano che sono diventato più grande, ho sempre dedicato tanto del mio tempo alla mia parrocchia di origine. Lavoravo e poi aiutavo in chiesa. E man mano negli anni è cresciuto questo mio spirito di servizio. Cioè, vedevo che mi rendeva felice rendere felici gli altri. Ecco. E quindi questa è la sensibilità più grossa, l'esperienza che ho vissuto nella mia comunità, con grande responsabilità anche, nel senso che mi sono impegnato nel catechismo, con i giovani, i coretti, avanti. Tutte le attività, insomma, mi hanno aiutato a decidere di donare la mia vita nel sacerdozio. C'è stata anche un'esperienza affettiva, avevo avuto anche una fidanzata, non è andata molto bene con lei, anche se l'idea era quella di sposarci. E poi non è andata bene, insomma, e anche questo fatto mi ha fatto tanto pensare. Perché il Signore aveva permesso questo? Ma forse mi stava accompagnando verso qualche altra strada. Non ho deciso subito questa cosa, infatti sono passati più di 4-5 anni prima che io decidessi di entrare in seminario. Ma anche quel fatto lì mi ha fatto rivedere tutta la mia vita, e soprattutto ho scoperto in quel tempo quanto sia bella, straordinaria, importantissima per capire cosa fare nella vita, ascoltare la parola di Gesù, la parola di Dio, il Vangelo. È la parola di Dio che mi ha aiutato molto a scegliere la mia vita di prete, perché
ho scoperto che tutti i miei problemi venivano nella Bibbia, trovano una risposta. Fino ad oggi è successo così. 41 anni, fino ad oggi è successo così. E poi nella Bibbia trovi le chiavi di lettura con le parole d'amore di Gesù per capire dove Lui ti vuole portare. E trovi anche la forza per amare. Sono parole affascinanti, forti, grandi, che raccontano un amore vero, quello di Dio per noi, quelle parole della Bibbia, del Vangelo. E di fronte a questo, ecco, mi piace molto citare Geremia: Signore, tu mi hai sedotto, io mi sono lasciato sedurre. Hai fatto forza e io mi sono lasciato vincere dalle tue parole d'amore. Ecco, io credo che la parola di Dio, l'impegno nei confronti degli altri, sicuramente l'Eucarestia che vivevo praticamente quotidianamente, e poi l'incontro con tante persone, testimoni di fede, e anche il confronto con alcuni sacerdoti, uno di loro anche il padre spirituale che ho cercato di seguire in questi anni, mi hanno portato poi a decidere di entrare in seminario, avevo 24 anni, e poi diventare prete a 30 anni. Ecco, questi un po' sono, penso, i punti più significativi che hanno in qualche modo segnato il mio cammino fino al dono di me, per quello che posso, pur con i miei limiti, ma anche con tutto il mio cuore. Alle volte si ha paura nella vita, perché la paura fa parte della vita. E non è sempre facile decidere, però anche la paura può diventare una grazia. Le crisi, quando siamo in crisi, che non riusciamo a saltarne fuori, sono la più grande grazia. Perché ti obbligano a fare due considerazioni. O mollo tutto, o finalmente comincio a prendere in mano tutto. Ecco, io credo che la paura ci può aiutare ad aprirci di più all'amore. Ogni tanto dico che non è l'odio il contrario dell'amore, ma la paura. Perché l'odio è in fondo un amore all'incontrario. È un andare contro qualcuno, ma è una reazione. L'amore è un andare incontro a qualcuno, è una reazione. La paura invece mi blocca. E se mi blocca vuol dire che è l'esatto dell'amore, perché l'amore invece ti mette in cammino. Allora se hai paura, perché la paura esiste, abbiamo paura alle volte di continuare, abbiamo paura di decidere, dobbiamo fare questo piccolo atto di fede, di coraggio. Non aver paura, io ho vinto il mondo, non abbiate timore, io sono con voi sino alla fine del giorno. Dobbiamo fare questo, qualsiasi scelta che noi facciamo è sempre un salto nel buio, un pezzettino, puoi fare tutti i calcoli che vuoi per vedere se sei chiamato a diventare prete e arriverai a capire fino al 98, anche il 99% dei motivi per cui sarebbe bene che tu diventassi prete, ma ci sarà sempre almeno l'1% che tu non conosci della tua vocazione e su quell'1% devi fare il salto nel vuoto. Ma cosa c'è di più bello di un salto nel vuoto? Certo che dall'altra parte a prenderti sarà l'abbraccio dell'amore di Dio che ti vuole suo piccolo ma grande insieme servo per amore dell'umanità. Un saluto a tutti, sono stato contento di essere stato intervistato, perché ogni volta che succede questo puoi raccontare qualcosa di te. Io spero che possa essere utile a coloro che ascolteranno questo video, che sia utile questa piccola testimonianza, che non abbiano mai paura di amare, perché la cosa più bella della vita è amare. Un saluto a tutti, e lo dico in friulano nella mia lingua madre. Mandi!